delle impronte. Questo è qua not too much, non tanto. Questo è, capito? Vedo che anche questo fa la sua fatica a salire. Iniziavo a preoccuparmi della mia. Non sembra, ma questo pezzettino qui è tremendo. Se non hai il 4x4 non sale. Gli mettiamo un paio di questi. Ecco, vedi? Con questa nessun problema. Guarda, è incredibile. Insomma, una tenda che non uso mai. Mascherine a go-go, just in case. Corde, you never know. Giubbottini salvataggio, you never know. Profumo che serve sempre. Pennello per pulire quanto basta. L'ombrello, che non lo uso mai, però all'evenienza. Carta igienica, you never can tell. Porzastracci, questi anche servono sempre, anzi, mo adesso ne prendo uno. Borsa porta borse. Borsa porta borse, borsa frigo, un tarp, cassetta per attrezzi più grandi, cassetta per la spugnetta, l'estintore, il triangolo, no, ah, quello per la della tanica della benzina, l'olio in spugna, ma è un'altra corda, una scopa per tirare la neve, un altro contenitore benzina, e due cassette che alla prima curva cadranno, una borsa che me la porto dietro da chissà quanto, non l'ho mai usata una volta, il tavolino portatile lo appoggi da qualche parte, diventa un tavolino, luce emergenza, la ruota di scorta, operazione scioglimento ghiaccio. That's it. Rust is not a crime. La ruggine non è un crimine, però ti rovina un po' l'estetica della macchina, insomma. Le macchine arrugginite nessuno se le compra. E quindi mi aveva detto, gli dissi che la macchina era da rifare tutta quanta. No, se vuoi ti copro solo quei punti. Io ero già in Polonia, sarei dovuto andare, perché la garanzia è quella che è, no? Viene ricoperta solamente da dove tu hai comprato il mezzo. Ti ricopro solo i pezzi che sono venuti fuori, i punti che sono venuti fuori. Ma tu copri un punto e poi ti viene fuori dall'altra parte. È un dato di fatto, è la ruggine. È così, è così. Infatti, dove era venuta fuori, io l'ho tamponata, però è chiaro che è venuta fuori da un'altra parte. It's a matter of fact. Avere a che fare con gli imbecilli proprio. Fuck it. Cazzo, dai, vendi una macchina, ma dai il servizio, ammetti i problemi, è inutile che stai lì e ti nascondi e racconti, ok, adesso sono già passati 3 anni, fanculo. Però, per dire, la mancata professionalità proprio, il bla 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 bla. No, è impossibile, ti avranno battuto con qualche cosa. Ma che con qualche cosa? Cazzo, che tipio. I cerchioni delle gomme mi avevano detto, ah, è stata colpa del gommista che quando... Ma Dio, che... Per adesso, guarda, il materasso che ho buttato qua va benissimo. E anche per mangiare, non è che mi metto a cucinare. Ce l'ho il fornellino con le bombolette, però non mi metto a cucinare dentro la macchina. A me di cucinare dentro la macchina proprio mi sembra, cioè, guarda, in una macchina del genere, dove le fuoriuscite o di gas o di benzina possono essere fatali, hai capito? Non è che mi fido tanto. Se posso evitare, evito. Se voglio un caffè, vado al bar a prendermelo. Me lo faccio qua se mi trovo in qualche situazione proprio, no, disperata. E da mangiare, se devo cucinare, vado fuori, mi organizzo la griglia. Una griglia. Capito?
mi organizzo la griglia. E allora, professionale! E voilà! Adesso, guarda, no? Quanto pensi che possa ancora durare questo? Questo qui, 3 anni e sarà totally fucked. Ma io non capisco come mai la guarnizione non è a coprire questo, mentre questa parte qua rimane tutta qua e la guarnizione rimane qua sotto. Però pare che sia normale. Qua è vero che si toglie, però non è che c'è un taglio che dopo vada dentro. Insomma, la macchina è quella che è. Bisogna, come dire, prendersi atto che sooner or later questa sarà la sua parte. Vedi com'è? Vedi com'è? Capito? Queste saranno le parti che verranno a essere mancanti. Il parafango è inutile guardarlo qua, basta guardarlo qui. Beh, magari adesso no. Vabbè, dai, dai, it's okay. It's a beautiful day. Oggi bella giornata. Fa un po' freddo. Prendiamo i guanti della moglie. Kill Bill. Ti svegli al mattino, fai il tuo giro di perlustra e trovi i regalini. Non so neanche se portarla a lavare, almeno giusto per dargli una sciacquata, perché adesso a lavarla a mano non ho tanta voglia. Magari vado a dargli una lavata. Che dici? Volevo lasciarla così tutto l'inverno, però sai che quasi quasi vado a dargli una lavatina. Ma dai, va, tanto c'ho un cazzo da fare oggi. Vado. La manutenzione è all'ordine, se non del giorno, è sempre da controllare. Profumo di benzina, controlli agli ugelli se è tutto chiuso, you never know. Controlla dei punti di ruggine che magari non siano usciti da qualche altra parte. Dovresti avere un garage, io il garage non ce l'ho. Anzi, sono qua nel parcheggio, dove c'è neve, a destra e a sinistra, meno di sotto, se io mantengo sempre lo stesso parcheggio. Ma devo andare sotto? No, io non sono meccanico. Posso fare piccoli lavori se sono accompagnato da un meccanico, come mi capita quando vado dal meccanico che opera sulla mia macchina. Però io non sono meccanico, non è che sì, magari sento se le candele girano male, no, che le puntine, poca roba, ecco, poca roba. Per il resto devo portare dal meccanico. E torno a ripetere, devi avere comunque anche un garage. Se hai un garage puoi avere i tuoi pezzi e tanto quanto, sai, ti vai sotto la macchina e riesci a fare magari questi lavori di mettere il grasso, eccetera. Io, sincerely, di andare sotto la macchina, no. Sì, non è da me, dai, that's it. È inutile star lì a menarsela. Non è che devo farmi vedere, no, te la sistemi tu. Ma quando mai? Se c'è il meccanico, c'è il meccanico. Rust is not a crime. Non bisogna proprio farsene una tragedia, fanculo, se viene fuori pazienza. Vedete, questa qui è la mia pelliccia attaccata. Le luci qua sono così, funzionano, non funzionano, ma che... guarda, hai capito com'è? Ecco, capisci i miei livelli di meccanica? That's all, folks. Take care.